è ormai l'incubo di tutti i single d'Italia. Mi piacciono le cose scondite. Io la verdura non la mangio. Non mangi? Ogni anno abbiamo cercato di accontentarla. Preferirei chiudere qui la serata, se per te non è un grosso problema. Sì. Le abbiamo organizzato anche uno speed date, ma lei ogni volta ha colpito senza pietà. E arriva di ritardo. Hai 28 anni? Sì. Sena. Pastena. Pastena. È in imbarazzo. Cioè, proprio di nonno. Non esiste uomo che mi mette in imbarazzo. Quest'anno ci ha promesso che tirerà giù la maschera per mostrarci un'altra Silvia. Ciao, sono tornata. Buonasera. Buonasera, sono Silvia, Alessandro, mi presento, sono... Come sei caldo! Quest'anno sono diventata più grande, non mangio più glitter a colazione, ma brillo ugualmente. Quest'anno sarò più calma, lascerò parlare. Ho preparato questo lato, guardi. Prego, si metta qui. Va bene? Metterò più ad agio le persone. Va bene? Sto benissimo. Sarò più tranquilla, lo prometto. In bocca al lupo, signora. Grazie. Signorina, signorina. In bocca al lupo, signorina. Pardon. Ma bentornata. Posso? Bueno, è il sogno di molte ragazze, eh? Come va? Tutto regolare. È la quarta volta in questo ristorante, no? Questo è il mio quarto appuntamento al buio. Anzi, no, il mio sesto appuntamento al buio. No, settimo. Questo che arriverà sarà il mio settimo appuntamento al buio, mi sento tranquilla. Spero per lei che sia la volta buona che trovi l'amore, no? Speriamo. Ho lavorato molto quest'anno al mio io interiore. Tutti noi abbiamo un io interiore, una persona interiore dentro di noi. E come ha lavorato? Con la mia saggezza, con la mia spiritualità. Ah. Ho ritrovato la mia calma interiore. Lei questa sera ride un po' troppo. Non c'è nessuno per me questa sera. No, ci mancherebbe. Ah no? Non c'è nessuno? Come no? Ah. In questo ristorante si entra da soli e si esce in coppia. Tutti? Batterista per passione e videomaker di professione. Per lui, corteggiamento e conquista sono territori inesplorati. Allora, che si cucca sul palco, ragazzi? Io quasi 20 anni che sono, non è vero nulla. Cioè, levatevi dalla testa sta cosa, non è vero nulla. Ciao. Ciao. Leonardo, piacere. Silvia. Scusami, nell'attesa stavo... Ah, hai fatto bene, hai fatto bene. Allora? Va? Bene, bene. E tu come stai? Bene, bene. Se mi piace davvero, a volte ho un po' paura. Hai chiesto già da bere? No, ancora no. Ah. Mi hanno mandato subito a sedere, quindi... Ah, ok. No, no. Se quella ti dice di no, allora magari farti già in partenza, cioè ti fai tutti i muri mentali, tutti gli schemi. Cioè, no, no, magari mi dice di no, allora sai che... Ciao, perde. Tu cos'è che fai nella vita? Faccio assistenza alle persone anziane. Ah. Faccio la babysitter. Lavoro, ah. Faccio questi. Cioè, due o l'uno o l'altro. Sì, sì, no. Sì, sì. Ok, non la babysitter agli anziani, no? No, 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 faccio entrambi. Non sempre sono coraggiosa in amore. Mi manca un po' il coraggio lì per lì, c'è un po' di strizza, capito? Tu? Senti, io musicista. Batterista di base e poi ce l'ho, diciamo, come passione. Poi lavoro vero, in realtà faccio, diciamo, come videomaker, queste cose qua. Ti occupi quindi di quello che c'è dietro? Sì. L'ansia è un po' non essere alle aspettative, magari, di quello che lei si immagina, capito? Quanti anni hai? Io 32. Ah, 32. Non ti chiedo gli anni, sono una ragazza, non si chiede gli anni. Non no, sta vabbè, bene. Ho 30 anni. Si vede. Se dovessi giovane.
Ah, me ne davi di meno? Sì, sinceramente sì. Grazie. Inizialmente sarò una Silvia più misteriosa, più attenta, docile e che sa stare al suo posto. Questa zona qui non l'avevo mai bazzicata, sinceramente. Com'è che dite voi bazzicata? Invece di soffermarmi ai soliti dettagli, cercherò di vedere oltre. Avete delle lettere tipo mosce, vero? Cioè, spente, com'è che dite allora, voi? Per dire, Cercherò di essere un po' timida per vedere dall'altra parte come l'uomo mi reagisce. È una situazione del genere, magari, no? Sei una persona così, un uomo che non conosci, eccetera, eccetera. È un attimo rovinare la cosa, no? È capitato, sinceramente. Ti è capitato? Uscire con delle tipe, delle ragazze magari. Delle tipe. Questo è il termine. Scusa. Per smascherare una persona e avere un'idea di chi ho di fronte, cerco di mettere a proprio agio. Ma magari ti viene la cazzata in testa, capito? Cioè, ti così la dici così istintivamente, no? Invece magari è una caponata. Brava, ecco, esatto. Capito? Caponata, è bellissimo, caponata. Ma ti ci grandissimo. Non cerco quella seria, seriosa, che si prende sul serio, il generale, no? Cioè, io stesso non sono così, cioè, io sono un bischero. No, io sono, cioè, senso, io il mio sono abbastanza terra-terra. Dite la verità, perché... Cioè, togli abbastanza, sei molto terra-terra. Davanti, cioè, te sei una persona comunque molto ironica, no? Molto simpatica, molto divertente, quindi magari... Ti lasci andare. Lascio poi andare, perché tanto so che... Cioè, lo prendi il mio modo di esprimermi. Mi permette di dirti queste cose per questo. Ti permette? Tu lo dici, ma che ti ho già visto in televisione? L'ho visto. Sì, ma... Sei te? Perché l'ha fatto... Chissà, sarò io. Chissà. Bisogna sempre lasciare un velo di mistero nella vita. Oh, wow. Ho paura di incontrare una persona che si sia magari già fatta un'idea e ci sta, per carità, però la faremo ricredere. Dicevano sta cosa di te, capito? Non prendeva la sua ironia, queste cose qua. C'era un po' di difficoltà. Chi? Loro o io? Loro. No, te no, da dove stavi in difficoltà te? Tante volte secondo me non vengo capita dall'altra parte perché magari la gente non mi conosce e allora pensa il 90% delle volte che io stia prendendo in giro la persona. Non si va mai oltre, non si vede mai quello che c'è dietro la mia vera personalità. E tu ti sei trovato in difficoltà con me stasera? Ti ho messo in difficoltà? Sinceramente no. Molto a tuo agio, vero? È bello fare una serata così divertente, così si chiacchiera, allegra, sì. Molto... Si cazzeggia. Si cazzeggia. Si cazzeggia. Grazie. Torno presto, grazie. Sto a posto. Ti campa. Senti da campare. Quant'è? Faccio io. Se permetti posso offrirti, se non te l'hai a male. Offrire. Non te l'ha male. Grazie. Sì, ti conoscevo perché ti avevo visto questo programma altre volte. Però appunto a me ti ho anche detto, a un certo punto, nessuno era riuscito a tirar fuori questa persona che sei. Mi accompagni all'uscita, prego. Grazie. Che ho voluto provare, andare un pochino oltre. Sono stato bene perché appunto sei stata divertente. Quindi sei stata una persona molto gentile, molto carina, molto ironica. Aspetta. Grazie a voi. Io, cioè, a me sinceramente piacerebbe rincontrarti al di fuori di tutto questo, magari insomma parlare con te più con calma, con tutta la calma di questo mondo. Ti offro una birra, quello che vuoi, non so se la bevi, o un caffè, cosa vuoi? Un caffè. Caramella verde. Ah, succo caramella verde. Prego, grazie. Sì, è stato un piacere. Grazie anche per me, arrivederci. Va bene, per me anche, ci possiamo rivedere.